Dio vi benedica. Canteremo il cantico 222 e quando in cielo camminiamo sul sentiero. Thank you.
Chiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare ancora per oggigiorno, per il privilegio che abbiamo di poter stare qui, cantare l'inno della vita e ascoltare la tua parola. Lasciamo l'atmosfera nelle tue mani, possa tu guidarci come l'hai sempre fatto, Padre. A te ci affidiamo, Padre. Possa tu stendere la tua mano nella nostra vita, sia spirituale che fisica, affinché possiamo gioire dinanzi a te, Padre. Accordalo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo la Bibbia. Leggeremo nel libro di Apocalisse 19. Dal versetto 11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo v'erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una vega di ferro e calcherà il tino del vino ardente dell'Iddio onnipotente. E sulla sua veste e sulla sua coccia portava scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Poi vide un angelo che stava in piedi nel sole, ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, adunatevi per il gran convito di Dio per mangiare cani di re e cani di capitani e cani di prodi e cani di cavalli e di cavalieri e cani di ogni sorta, d'uomini liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e i re della terra e le loro eserciti radunarsi per muovere guerra a colui che scavalcava il cavallo e all'esercito suo. E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambidue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si s'attolarono dei loro cani. Che Dio vi benedica. Amen. Dunque, gli uccelli sono stati invitati per venire a fare la festa, per mangiare la carne dei re. Parleremo di tutto questo. Sono un po' raffreddato, ma cercheremo di portare qualcosa sempre nella maniera un po' più semplice. E so che Dio aiuterà ognuno di noi. Per prendere qualcosa che ci aiuterà. E abbiamo parlato l'altra volta, stavo insegnando su la morte spirituale. Dico che dobbiamo ritornare su questo prossimamente, mentre voglio cercare di portare qualcosa qui su un soggetto un po' alla volta, così poi ritorneremo a fare degli insegnamenti.
Voglio prendiamo un po'. Abbiamo letto ora in Apocalisse 19 e una volta avevo già predicato sul piano del libro d'Apocalisse. Sono delle cose che cerco di ricordare affinché queste cose qua rimangano nella nostra mente, che noi non le dimentichiamo. Avevo predicato una volta sul piano del libro e Fratello Branham ci ha detto che Apocalisse, tutti noi sappiamo che Apocalisse è un libro di simbolo, è un libro simbolico e prima di capirlo, Fratello Branham ha detto bisogna prendere i profeti e di là capiremo tutti i simboli che sono in questo libro. E allora Branham ci ha detto che Apocalisse 1, fino da Apocalisse 1, quando abbiamo predicato fino al piano del libro, abbiamo visto che Apocalisse 1 fino a Apocalisse 3, Dio sono le epoche della Chiesa. È il tempo che Dio tratta con i gentili. Abbiamo visto che nel libro degli Atti degli Apostoli, quando Giacomo aveva preso la parola nella conferenza che hanno fatto a Gerusalemme, aveva detto che Pietro ha detto come Dio voleva prendere un popolo in mezzo ai gentili per il suo nome, cioè la sposa di Cristo. Dunque tutto quello che Dio ha da fare con i gentili lo fa da Apocalisse 1 a Apocalisse 3. Dunque, fuori da questo parametro, Dio non tratta con i gentili. I gentili sono salvati qui in mezzo alle sette epoche della Chiesa. E abbiamo detto che le epoche della Chiesa, secondo quello che ci ha insegnato il profeta, parte dell'anno 53 d.C. fino nell'anno 1977. Se noi prendiamo quello che ci ha detto il profeta, e le epoche della Chiesa sono lì, e molti diranno: ma noi non siamo nati in quella epoca, e abbiamo sempre portato la risposta per dire a loro che Dio non ha aspettato anche William Marion Branham prima di mandare Gesù a morire sulla croce del Calvario, ma eravamo tutti lì. Dunque Dio fa le sue cose per predestinazione e per rappresentazione. Dunque abbiamo già predicato su questo. E poi abbiamo visto, come lo facevo nella predicazione l'altra volta, che Daniele quando pregava, aveva pregato per conoscere il futuro del suo popolo e Dio lui ha fatto vedere. Ritorneremo insieme su tutte queste cose qua un giorno. Dio gli ha fatto vedere il futuro di Israele nel libro di Daniele capitolo 9 e Dio gli ha detto: io ho stabilito 70 settimane su Israele. E abbiamo visto che le 70 settimane non sono settimane che noi consideriamo così, altrimenti fanno quasi un anno e mezzo, perché un anno fanno 52 settimane, se mi ricordo qualcosa così. Dunque faranno un anno e mezzo, ma abbiamo capito che sono delle settimane profetiche. Dunque 70 per 7, perché una settimana fa 7 anni. Dunque 70 per 7, abbiamo trovato che fanno 490 anni. Dunque Dio ha disposto dall'uscita di Babilonia fino alla fine del mondo 490 anni per Israele. È in quel momento che Dio lavorerà con Israele. E fuori da questo, Dio non tratta più con Israele. Questo è, l'abbiamo, e avevo detto l'altra volta che per capire bene, perché le 70 settimane hanno iniziato il loro corso dopo l'uscita di Babilonia. E abbiamo visto che il Tempio è stato ricostruito in 49 anni, perché hanno impiegato, Salomone l'aveva costruito in 7 anni, però
ma la ricostruzione per rifarlo hanno dovuto impiegare 7 settimane, quello che fa 49 anni. Allora, se loro hanno usato 7 settimane, quanto rimane per loro in 70 settimane? Rimangono 73 settimane. Nelle 73 settimane, Daniele ha detto, l'altro ha detto, voi impiegherete 62 settimane per ricostruire i muri e la città. E l'hanno fatto in 62 settimane. Dunque, se noi veniamo qui, 7 settimane che sono servite per costruire il Tempio e 62 settimane per ricostruire la città, i muri, rifare tutto, allora Israele ha impiegato 69 settimane. Dunque, rimaneva una settimana per Israele. Dunque, e una settimana, e come l'avevo sempre detto, quando l'uomo Gesù, quando Gesù di Galilea entrava nell'acqua del battesimo per incontrare Giovanni Battista, che lui battezzava, Gesù aveva 30 anni qui, quando è entrato nell'acqua, dunque Gesù aveva 30 anni, alla fine della 69esima settimana, in modo che il suo ministero, allora, quando Gesù ha iniziato il suo ministero, rimaneva una settimana per Israele, una settimana intera. E in mezzo a questa settimana qui abbiamo la croce. Gesù è morto in mezzo alla settimana. Dunque Gesù ha predicato 3 anni e mezzo ed è morto qui. E sono rimasti 3 anni e mezzo per Israele. E come l'avevo sempre spiegato prima, Dio, invece di usare subito i 3 anni e mezzo che sono rimasti per Israele, che cosa ha fatto Dio? Automaticamente Dio ha lasciato stare 3 anni e mezzo qui, non l'ha usato, ha aperto le epoche della Chiesa e ha cominciato a lavorare con i gentili. E quando Dio finisce con i gentili e li ritorna, come l'ha detto l'Apostolo Paolo nel libro dei Romani, che quando la totalità dei gentili sarà entrato, allora il figo sarà ristorato. Dunque è lì che abbiamo Apocalisse 11, dove si parlano dei due testimoni che vengono che devono usare 42 mesi. Sappiamo che 42 mesi fanno sempre 3 anni e mezzo. Tutte queste cose qua le abbiamo predicate, tutto questo. E anche, dunque, torno un po' qui, le 70 settimane sono il tempo che Dio aveva dato a Israele e i gentili avevano questo. E quando, fratello Branham dice, che quando l'angelo di Apocalisse 10, l'angelo che è in Apocalisse 10, vado un po' piano oggi, Apocalisse 10, vediamo che c'è un angelo potente che è sceso con un libro aperto. E il libro, voi vedrete, possiamo prendere Apocalisse 10. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno. Dunque questo angelo, Branham dice che quell'angelo potente che scende con l'arcobaleno è Cristo. E aveva un libro aperto. E il libro era aperto, ma William Branham dirà, notate che in Apocalisse capitolo 5 il libro era chiuso, il libro era sigillato 7 volte. Ma qui, quando lui scende con il libro, e il suo messaggero, il 7° messaggero sulla terra, Cristo scende con il libro aperto, e dunque quando lui scende in Apocalisse 10 il libro non è più sigillato ma il libro è aperto, dunque abbiamo la rivelazione di tutto quello che è nel libro. Dunque, e quando, e che cosa ha detto? Ha detto che quando il 7° angelo suona la tromba,
il tempo non c'è più. E abbiamo detto tante volte di che tempo si sta parlando. Si sta parlando del tempo, delle epoche della Chiesa e delle 70 settimane. Il tempo è finito, non c'è più niente, tutta la terra entra nel caos. Allora, ritorno un po' qui, sul mio soggetto qui, perché voglio parlare un po' su Apocalisse 19, un pochettino. Allora, Branham dice, da Apocalisse 1, Apocalisse 3, abbiamo le epoche della Chiesa. Apocalisse 4, la Chiesa è rapita, perché Giovanni fu chiamata. E da Apocalisse 5 o da Apocalisse 4 fino a Apocalisse 19 versetto 10 Dio non tratta con i gentili ma tratta solo con Israele. Tutti gli avvenimenti che hanno luogo qui da Apocalisse 1 da Apocalisse 4 fino a Apocalisse 19-10 William Branham dice che questo riguarda solo la Chiesa Giudea, perché la sposa non è più lì, perché Giovanni è nella gloria, perché Giovanni non era sulla terra, quando queste cose qua stanno avvenendo sulla terra. E tutto questo deve avvenire in 42 mesi, perché nel periodo della grande tribolazione. Ci sono delle domande, risponderemo a questo. Ok, ma oggi voglio attirare la vostra attenzione su Apocalisse 19 che abbiamo letto ora. Abbiamo letto da versetto 11. Poi vidi il cielo aperto. Oh, che cosa è il cielo secondo fratello Brara? Mi piacciono le definizioni, perché non facciamo più una predicazione così alla larga per dire che predichiamo. Branham ci ha detto che cos'è il cielo. Nel quarto sigillo Branham ha detto che il cielo consiste nella parola di Dio. Dunque il cielo è la parola di Dio. Dice che ha visto il cielo aperto, dunque la parola ora è aperta. I misteri sono rivelati. Ora possiamo parlare chiaramente. Perché a un certo momento i discepoli hanno detto a Gesù, ora tu stai parlando chiaro, possiamo capirti. Allora è l'ora che anche noi possiamo parlare chiaramente. Perché i misteri sono rivelati. E avevo detto l'altra volta, che quando fratello Branham, nel sogno di Junior Jackson, quando Junior Jackson aveva sognato la piramide, nella piramide Branham ha preso il palanchino, ha tolto il coperchio della piramide. Quando ha tolto il coperchio, c'era una pietra bianca. E Branham dirà che su quella pietra bianca il sole non ha mai colpito quella pietra bianca. Che cosa c'è su quella pietra bianca? William Branham dirà a tutti i predicatori che erano intorno a lui, vado all'ovest per prendere l'interpretazione della pietra bianca, ma voi rimanete qui a contemplare la pietra bianca. Ma che cosa hanno fatto i predicatori? Ognuno si è allontanato e hanno lasciato la pietra bianca. Nessuno è rimasto a contemplare quella pietra bianca. E Branham è andato per prendere l'interpretazione di perché il sole non ha mai colpito. Sappiamo che il sole è Cristo. Sappiamo che il sole è Cristo e Gesù alcune cose mentre era sulla terra non le ha spiegate. Ha detto ai suoi discepoli, ci sono alcune cose che voi non potete portare ora. Ci sono delle cose, il giorno e l'ora non ve lo posso dire, anche io stesso non lo conosco, neanche gli angeli. Solo questo è del dominio del Padre, solo il Padre lo tiene nel suo cuore, non l'ha rivelato, ma al tempo della fine tutti i misteri devono essere rivelati, non deve rimanere nessun mistero, conosceremo Dio nella tutta la sua pienezza. Dunque la pietra bianca, il sole non ha mai colpito, il sole non ha mai rivelato,
Perché quando noi leggiamo i sigilli, quando leggiamo il primo sigillo, si parlano di un cavallo bianco, che è un uomo, ma è solo il cavallo bianco che c'è nel primo sigillo? No. È solo il cavallo nero che c'è nel secondo sigillo? No. È solo il cavallo pallido che c'è nel quarto sigillo? No. Ci sono tanti misteri che sono avvolti in tutte queste cose qua. E come il sole non ha mai colpito, fratello Branham ha detto dell'opuscolo, Cristo, il mistero di Dio rivelato, che Dio aveva tante cose nella sua mente che lui non ha mai detto, ma io, William Branham, oggi vi rivelerò tutti questi misteri qua, perché è la fine del tempo. Dio non ha più bisogno di nascondere niente, perché quando voi arrivate alla fine della corsa non c'è più niente da nascondere, perché ha già adempiuto tutto. Come avete fatto a vincere la guerra? Abbiamo vinto la guerra perché abbiamo usato quella strategia, tale strategia. Come mai Eva è caduto nell'Eden? Come mai è successo questo? Ora i misteri sono rivelati e vediamo chiaro. Allora, quando la Bibbia dice, poi vide il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. Ah, un cavallo bianco. Oh, sappiamo che non è un cavallo naturale, perché un cavallo non vola, ma qui stiamo parlando dei principi spirituali. E sappiamo che un cavallo, Branham ci dirà, che un cavallo è una potenza, perché un animale è una potenza. E voi vedete che quando gli uomini hanno fatto la macchina, quando l'abbiamo predicato nel messaggio il conto alla rovescia, abbiamo visto che l'uomo ha fatto la macchina facendo i cavalli, un cavallo, due cavalli, dunque il cavallo è una potenza. Dunque Cristo viene su un cavallo bianco, un cavallo puro. Ma vi ricorderete che anche Satana, quando ha iniziato la sua cavalcata per imitare Cristo, anche lui è salito su un cavallo bianco. Se prendete il primo sigillo, vedete che anche lui è salito su un cavallo bianco. Per fare che cosa? Per ingannare. Per dire anche io sono lui. Ma solo che lui, quando ha iniziato la sua cavalcata, non ha fatto vedere il suo nome l'ha nascosto. Ma se voi leggete qui, la Bibbia dice, Cristo lui il suo nome non l'ha nascosto. Lui si è sempre chiamato la parola di Dio. Da sempre ha sempre fatto vedere il suo nome, la parola. E per questo che William Marion Branham insisteva sempre sulla parola. Ok. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Possiamo vedere anche il fedele e il verace, che cosa sono queste cose qua. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e il suo capo, e sul suo capo v'erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dunque, c'erano altri che lo seguivano su dei cavalli bianchi. Dunque, Abraham dice che sono i miriadi dei miriadi, perché vi ricordate che Giuda, nel libro di Giuda, Enoch aveva visto Apocalisse 19, e Enoch aveva detto, e il Signore verrà con miriadi dei santi. Enoch l'aveva profetizzato, Enoch è il settimo. E questo avvenimento qua, dell'avvenuta dei miliardi, si adempirà al tempo di Enoch, cioè al tempo del settimo messaggero. E quando lui viene, e avevo detto l'altra volta che Apocalisse 19, da 11 in poi, l'avvenuta dei miliardi è già adempiuto. Perché Branham ha detto che si è adempiuto nel silenzio del settimo sigillo. Ok, voglio ora leggere un po'.
L'esercito disse, poi vide il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava si chiama il fedele e verace. Egli li giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco e sul suo capo v'erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuori che lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo, voglio tirare sul versetto 12, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Mi fermerò lì per oggi e prossimamente aggiungeremo qualcosa. Leggiamo che cosa significa. Nelle sette epoche. Voglio prendere le sette epoche direttamente da qui perché non ce l'ho. Le sette epoche. Prendo a pagina 50. Ok. Ora. Prendo la pagina 50 delle sette epoche che lo leggo. I suoi occhi come fuoco. Pensate a questo. Quegli occhi che un tempo furono pieni di lacrime, di dolori e sofferenza. Quegli occhi che piansero di compassione alla tomba di Lazzaro. Quegli occhi che piansero di compassione alla tomba di Lazzaro, quegli occhi che alla croce, ma che con sofferenza gridò, scusa, quegli occhi che non vollero vedere la cattiveria degli assassini che lo appendevano alla croce, ma che con sofferenza gridò, Padre, perdonali, ora questi occhi sono una fiamma di fuoco. Gli occhi del giudice, colui che ricompenserà coloro che le hanno rigettato. Qui, ora, quando lui si rivela in Apocalisse 19, cioè nella settima stagione, alla fine, non sono più gli occhi che piangono, non è più il tempo della grazia, ma lui viene per ricompensare. Perché voi sapete che è alla fine, alla undicesima ora, che è stato chiamato il ragioniere per dare a ognuno la sua ricompensa. Ok? Quegli occhi, questi occhi sono una fiamma di fuoco, gli occhi del giudice, colui che ricompenserà coloro che lo hanno rigettato, di tutte le emozioni umane, quando egli apparve quale figlio dell'uomo, questa fu quella che gli manifestò di più. E li pianse sovente. Eppure dietro a quel pianto e quella sofferenza vi era pure sempre Dio. Quegli stessi occhi videro visioni. Essi guardarono profondo nei cuori dei uomini e l'essere loro pensieri e conoscevano tutte le loro varie vie. Da quegli occhi mortali sfavillava Dio, colui che gridò a colui che non lo conoscevano per quello che lì era. Se non credete che io sono, voi morrete nei vostri peccati. Giovanni 8:24. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le faccio le opere del mio Padre, anche se non credete a me, credete almeno alle opere. Giovanni 10:37. A 38, come in Geremia del passato, egli fu il profeta del pianto,
a motivo dei uomini che non ricevettero la parola di Dio e respinsero la rivelazione. Lui ha pianto su Gerusalemme, ha detto: oh Gerusalemme, se tu potessi riconoscere il giorno della tua visitazione. Ma Gerusalemme non ha voluto di lui e ha pianto su Gerusalemme. Quei fiammeggianti occhi del giudice stanno anche ora prendendo atto della vita di ogni carne, scorrendo avanti e indietro attraverso la terra. Non c'è nulla che egli non sappia, egli sa tutto. Egli conosce i desideri dei cuori e quello che ognuno intende fare. Non v'è nulla di nascosto che non abbia a essere rivelato, poiché tutte le cose sono nude davanti a colui con cui noi abbiamo a che fare. Non c'è niente di nascosto dinanzi agli occhi del giudice. E quando parliamo degli occhi del giudice, non immaginate niente, non entrate nell'immaginazione. Gli occhi del giudice siamo noi. Conosciamo tutto, sappiamo quello che si tramano, quello che stanno facendo nei palazzi, quello dove sono nascosti, ogni bomba che vola, ogni azione, ogni parola dei politici, ogni cosa che dicono, sappiamo che cosa significa. La soluzione per la terra l'abbiamo noi, ma l'hanno rigettato. Allora l'unica cosa che rimane è la distruzione finale. Ok? Pensa a questo. Perfino adesso egli sa ciò che tu stai pensando. Finora noi sappiamo quello che la terra sta pensando, perché Abramo sapeva tutto. Perché quando egli si presentò davanti a Abramo, ha detto: nasconderò io a Abramo come colui che deve ereditare tutto, quello che devo fare. Ha rivelato tutti i misteri a Abramo, e noi siamo la progenie di Abramo. Dunque non c'è niente che c'è sulla terra oggi che noi non sappiamo. Sappiamo tutto. Che ci parlano di Covid, che ci parlano di guerra, che ci parlano di Israele, che ci parlano dell'Iran, che ci parlano dell'acqua, che ci parlano dell'affare del clima. Tutte queste cose qua sono delle imbrogli che stanno facendo. Noi lo sappiamo. Conosciamo il fondo di tutto questo. Sappiamo che non c'è più speranza per questa terra qui. Non c'è più speranza. Ormai è la rovina completa. E lo sanno. Hanno paura. Come un bambino che passa davanti a un cimitero. William Branham dice: l'unica cosa che può salvare l'America è che l'America dichiara che il dollaro non vale più niente e dichiara fallimento. Ma hanno detto: no, non ce la facciamo. Che cosa è? Se dichiariamo fallimento, Bill Gates dirà: e io devo diventare povero? È impossibile. Andiamo a firmare il patto con il Papa. Facciamo il patto anche con il diavolo per essere tutto questo. E lo pagheranno caro. Perché hanno già venduto la loro anima. E per arrivare a ciò, che cosa ha fatto l'America? Non è che l'America l'ha fatto. Mentre Branham era sulla terra, hanno tolto la sedia che avevano messo per lo Spirito Santo, l'hanno tolto. Hanno messo hanno cominciato a vendere whisky, il vino, hanno messo Hollywood. Per chi l'ha voluto Hollywood? È Vaticano. Perché la prostituzione, la pedofilia e LGBT erano già al Vaticano. Lutero l'aveva già visto lì. Ora che cosa hanno fatto? L'hanno portato a galla davanti a tutti. E voi dovete riconoscerlo: chi si oppone diventa il nemico pubblico. E noi sappiamo dove stanno andando. Dunque siamo qui, sappiamo dove Faraone andrà a finire: nel Mare Rosso. Amen. Sì, eccolo stare lì quale giudice con gli occhi fiammeggianti per fare giudizio. Il giorno della misericordia è passato. Quando voi lo vedete con gli occhi di fuoco, Branham ha detto: il giorno della misericordia è passato. Inutile che ci nascondiamo dietro delle parole. No, Branham ha detto: il giorno della misericordia è passato. Questo non può non piacerti, ma è quello che ha detto il profeta. E quando il profeta parla è amen. Amen.
Quando Gesù era entrato nel Tempio e gli hanno dato il libretto di Esaia e lui l'ha letto, ha rimesso il libro al prete e che cosa ha detto? Oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Che questo abbia piaciuto o no, lui è adempiuto. Anche se non è il modo in cui è stato predicato per anni, ma quando lui l'ha detto ed è adempiuto. Ed è finita questa storia. Sì, ecco lo stare lì. Quale giudice? Avevo detto l'altra volta che quando Daniele lui leggeva gli opuscoli di Geremia, non le leggeva come un romanzo, ma le leggeva per afferrare la rivelazione. E Branham dice che Dio si nasconde nella parola, si nasconde lì. Molti lo leggeranno e non lo vedranno. Ma arriverà uno, magari che non sa scrivere manco il suo nome, e leggerà con la scrittura della mano. Ma questa cosa è qui. Ma questo qua è già adempiuto. Allora lì si inizia ora tutto. Dio si nasconde. E avevo detto tante volte qui che Branham ha detto che tutto quello che è scritto nel libro è lì affinché gli occhi unti lo possono vedere. Non piace quando diciamo che la misericordia è finita. Non piace quando diciamo il tempo delle chiese. Ormai le chiese sono diventate il luogo di adorazione di Satana. A meno che voi non abbiate la rivelazione del nome di chi è Gesù. Altrimenti la vostra adorazione è basata su Nimrod. E abbiamo fatto vedere che Babilonia ha delle figlie. E tutte le sue figlie sono intorno a lei. È un sistema di organizzazione, di denominazione. Dobbiamo avere lo stesso programma, dobbiamo leggere le stesse scritture ogni giorno, dobbiamo fare lunedì, dobbiamo leggere Genesi 1, martedì tutti devono leggere Genesi 2, alle 14 dobbiamo fare la preghiera intorno al mondo. Ma che cosa sono queste cose qua? Era buono per l'epoca pentecostale. Ma oggi la sposa non è legata in tutte in niente. Amen. Non siamo legati in queste cose qua. Queste qua sono delle tradizioni del padre. Dove è scritto nella Bibbia che dobbiamo pregare ogni 4 ore intorno al mondo? Dove è scritto che tutti noi dobbiamo fare la lettura della Bibbia, Genesi 1 lunedì, Genesi 2 martedì o domenica, tutti devono ascoltare lo stesso nastro? Dove è scritto? È scritto dove? Questa è un'organizzazione e questa è la grande tribolazione. Sì, ecco lo stare lì. Quale giudice? Con gli occhi fiammeggianti per fare giudizio. Quando voi lo vedete con gli occhi fiammeggianti, perché più tardi leggeremo che lì avrà una vega di ferro. Non è che lì andrà a comprare una vega di ferro dal fabbro, no. Ma che cos'è vega di ferro? E chi avrà quella vega di ferro? Che cos'è la vega di ferro? Per colpire la nazione, che cos'è la vega di ferro? Leggeremo, Branham ha detto la vega di ferro che cos'è? Se prendete l'opuscolo, la piccola Betlemme, Branham ci ha detto che cos'è la vega di ferro. Tutto è lì. Usciamo, ho sempre detto, usciamo dalle fiction. L'unica cosa che Dio usa per scannare il suo nemico è la parola. Lo leggo qui. Nel quarto sigillo, nel sesto sigillo, nel paragrafo 287, ora noi sappiamo, nel 19° capitolo circa il fuoco della venuta di Cristo e della sua spada che procede dalla sua bocca, la quale è la parola, era la parola, e ciò è esatto, la congregazione dice amen, la parola.
Il fuoco che esce dalla sua bocca non è il fuoco che tu prendi a casa per fare la pasta, no. Il fuoco è la parola. Branham dice, ora noi sappiamo, nel 19° capitolo, circa il fuoco della venuta di Cristo e della sua spada che procede dalla sua bocca, la quale era la parola. E ciò è esatto, la congregazione dice amen, la parola. Oh, se solo ora voi riuscite ad afferrare questo materiale per quel sigillo di domani sera, vedete, la parola è la cosa tramite la quale Dio scana il suo nemico. Dio, dunque, quando voi vedete Cristo che viene con il fuoco che esce dalla sua bocca, con la spada che esce dalla sua bocca, non è una spada che, come vediamo nei film di Hollywood, che qualcuno apre la bocca e vedete delle spade, e fuoco che esce. No. Quando parliamo di Cristo che sta giudicando il suo nemico, non immaginate un Gesù che viene su un cavallo sopra per venire a fare un trono qua e le persone si mettono davanti a lui. No. Non è questo. Che cos'è? Sono dei uomini semplici. Lo leggeremo nell'opuscolo. La piccola Betlemme, andiamo a vedere come abbiamo la vega di ferro. Sono dei uomini semplici che non hanno nessun valore, che non sanno parlare bene, che nessuno le considera. Sono loro che sono quei giudici con la parola nella loro bocca per giudicare. Ecco, esattamente. Non andate a immaginare delle cose strane. Perché se immaginate, perché gli ebrei quando aspettavano il Messia si sono immaginati un uomo che verrà con un arco, poi farà così e tutti i romani cadranno per terra. Ma non è avvenuto così. È diverso. E Branham dice qui, dunque, la parola è fuoco, la parola è lo spirito, vedete, essa procede dalla loro bocca. Dunque, torniamo un po' qui per concludere per oggi. Dunque, quando, sì, eccolo stare lì, quale giudice, con gli occhi fiammeggianti per fare giudizio, il giorno della misericordia è passato. Quando voi lo vedete venire su un cavallo bianco, con gli occhi, e non è che verrà, ma è già venuto. Perché quando Branham ha predicato, ha detto Apocalisse, ha detto nel libro, siamo in Apocalisse 22. Dunque abbiamo già passato Apocalisse 19. Tutto questo sono nelle vostre opuscoli. L'ho predicato. Se voi andate su YouTube, prendete, cercate nelle mie prediche, le tre Bibbie. L'ho predicato lì. Dove Branham ha detto siamo già in Apocalisse 22. L'ha detto nelle adozioni. Oh, sì, eccolo lì, eccolo stare lì, quale giudice con gli occhi fiammeggianti per fare giudizio. Il giorno della misericordia è passato. Oh, che gli uomini possano ravvedersi e cercare la sua faccia con giustizia, mentre v'è ancora tempo, che si facessero del suo petto il loro cuscino, prima che il mondo si dissolvi nel fuoco. Che Dio vi benedica. Amen. Andremo avanti la prossima volta. Padre Celeste, ti ringraziamo per oggigiorno, per la tua parola, per quello che tu ci hai donato oggi da mangiare. Possa tu guidare i nostri passi per i giorni che sono dinanzi a noi. Padre, ti prego, possa tu venirci in aiuto, possa tu guarirci, possa tu, Padre, guidare i nostri passi, aprire la parola dinanzi a noi, e che la gioia e la pace la possiamo trovare soltanto lì. Accordalo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.